Dunque, dicevo, un record nel record, nel senso che durante questa diretta record, dove vi ripeto che Claudio Canepari, operatore non stop, vuole istituire il record, eccolo là, che mi zumma, ale ale. Ripeto, Claudio Canepari, operatore non stop, e Andrea Bevilacqua, regista non stop, io e Siusi, conduttori non stop, Bevilacqua sì, lo so che sei sveglio, non staccarti la testa, nel fare troppi stacchi. C'è anche il tentativo di un altro record, un gruppo denominato Elio e le storie tese vuole proporci qualcosa di eroico. Io li raggiungo, le telecamere mi seguono, almeno spero, con permesso, eccomi qui. Noi siamo come il Circo Sogni, signori, abbiamo tre piste. Bene, buonasera, bravissimi, eccoli qui. Dov'è? Elio, ecco, arriverà. Sì. Moltissimo. Bene, ora Elio e le storie tese condurranno una sorta di riscaldamento musicale, nel senso che daranno prova del loro repertorio. Come lo posso definire questo repertorio? Un repertorio... Musica totale. Musica totale, psicoimbarazzante. Psicoimbarazzante, certo. Ma imbarazzante per voi o per il pubblico? Per ambedue, spero. Benissimo, allora... Certo, regnerà l'imbarazzo su questo piccolo palcoscenico di natura psicomusicale. Ripeto, Elio e le storie tese prima daranno una sorta di dimostrazione di quello che sanno fare in termini musicali e in termini linguistici, e poi hanno in serbo per noi una grossa sorpresa in termini di record. Signore e signori, mentre io magari vado a mangiare un po', voi me lo consentite, sì? Vi presento Elio e le storie tese, prego! Grazie, scusate, noi siamo Elio e le storie tese, un pubblico caldissimo qui questa sera al Parco Nord di Bologna, noi siamo di Milano, se ne frega. Il titolo del primo pezzo, che è un pezzo sulla pulizia intima, che può essere utile a tutti voi, è Bidet! Everybody, clap your hands, we va! Perfetti. Io ti conosco da 20 anni ormai, ma devo dirti proprio che non cambi mai. Come un porco, perciò ti dico fatti un bide, un bide. Dei batteri può crearti dei guai, si vede che la tele non la guardi mai, in fuori la mutanda devi farti una lavanda, un bide. Devi farti un bide. Oppo di bide, non fai schifo, fai schifo. Tu fai veramente schifo, se non ti lavi tu puzzerai, e se non ti lavi per troppo tempo gli scienziati saranno costretti a stabilire la tua età dall'esame delle colonie di funghi che presenti all'interno delle cosce. Emane un fettore nauseabondo, grazie, di questo devi rendertene conto. Vai Cesare! Prova. Va. Un bide, un bide, cara, devi farti un bide. Usa un prodotto specifico della trelina o la chiamo sidrica, se no fai schifo, fai schifo. Tu fai veramente schifo, se non ti lavi tu pufferai, e se non ti lavi per troppo tempo potrebbero insorgerti dei complessi nei rapporti con l'altro sesso. Vabbè, non posso guardare, fai schifo, schifo, schifo. E male un fettore nauseabondo,
finale di questo, devi rendersene conto. Grazie. Questa era la prima delle nostre 68 canzoni che suoneremo questa sera, in questa lunghissima serata, qui al Parco Nord di Bologna. Giuro che mi hanno costretto a fare questo. La 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 la. Signori, in questo schianto di città ho il piacere di presentare Elio e le Storie Tese. Un, due, tre. La 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 la. Titolo dello spettacolo: Busenismo a Iosa. Un, due, tre. La 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 la. Siamo Elio e le Storie Tese. Pronunciamo tante parolacce. Siamo al centro delle vostre tese. Siamo gli alfieri dell'Iperospor. Siamo d'accordo pressoché su tutto, ma talvolta divergiamo. Per esempio sulle parolacce, ognun dice quella che gli va. Spero! Le interviste sono la chitarra, gli spaghetti sono la chitarra. Certe volte mi sento un po' trinco, per ovviare a questo dico trinco. Unanimi! No, 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 non è un'illusione. Sì, 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 siamo qui con voi. Ma che hai fatto? Rocco Tanica, hai sbagliato la nota. È incredibile, è un pazzo. In un certo senso è vero, ho sbagliato la nota, anzi ho sbagliato le note, e in questo modo ho sbagliato e nei confronti del gruppo del quale faccio parte e nei confronti del pubblico, e conosco un solo modo per espiare. Quale, Rocco? Adesso c'è una battuta. L'unico modo per espiare è... e guardare dal ebuco della esserratura. Splendida battuta, Rocco, porca merda. No, non è vero. In realtà, il vero modo per espiare è un altro. Ma che fai? Bada quel che fai con quell'arma, salma, se ti spari in testa tu diventerai. Dai, non essere fest, calma e jazz. Se rimani vivo suonerà ancora il jazz. Vivi, vivi, Rocco. È un brutto momento. Ma dai, non devi fare così. Vivi, vivi, Rocco. Bisogna farlo ridere. Rocco fa la cacca sotto al ponte di Baracca. La fa dura, dura, dura. Il dottore la misura. La misura 33. Un, due, tre. Sempre vivremo prostrati ai tuoi piedi. Vivi, vivi, Rocco. E in effetti mi sento meglio adesso. Visto. Vivi, vivi, Rocco. Come on. Vivi, vivi, Rocco. Che bella cosa la gioventù. Vivi, vivi, Rocco. Finita. Grazie, caldissimi applausi da questo splendido pubblico. Non ho mai visto un pubblico così bello nella mia vita. Non ho mai visto un pubblico nella mia vita, veramente.
Ebbene, io devo dirvi la triste verità. Questa sera qui su questo palcoscenico dovevano esserci Elio e le Storie Tese, uno splendido gruppo milanese. Purtroppo per un'indisposizione di Elio, che aveva la caccaruola, mi ha detto di dire. Questa sera su questo palco invece c'è un gruppo di musica greca che si chiama Elios, che sono io, e i Crosnotro Quatraca Patrachitro Tromonalapolo Cacisicotoropotono Coloporocco Tivicotroporocutolocco Lacado Cutolo Ropotino Roccoroppi si verrà il Motocross, un gruppo di musica greca in cui sentite uno dei nostri pezzi più celebri, che suonerà questa sera per voi alcuni brani molto tristi. Il primo dei quali parla della morte e delle urne cinerarie e ha come titolo Morte e urne cinerarie. Si apre con un coro a cappella. Urna, urna, mettimi nell'urna, urna, se viene silenziosa come un alce, dai vivi si separa con il taglio di una falce. Viene silenziosa come un alce, separa con il taglio di una falce. Con il crepuscolo, lo ribadisco, della vita il fulcro è il sepolcro. Fulcro, sepolcro, fulcro. E c'è qualcosa nell'aria che mi dice che io morirò, purtroppo è presto che accadrà, ma la cosa non mi turba, ho solo desiderio, voglio una degna sepoltura, quando la morte verrà e mi dormirà una tomba linda e duratura che mi preserverà dall'umidità. Seguono per i più colti alcuni versi tratti da I sepolcri di Ugo Foscolo. Chi non lascia eredità d'affetti, poca gioia ad dell'urna, urna, urna, mettimi nell'urna, urna, e c'è qualcosa nell'aria che mi dice che io perirò, ho nel corpo una storia, nell'intestino grasso, nel seno e nel duodeno. Sento nel mio corpo delle scorie che mi minano. Odo l'uomo del Giappone che mi dice Usurabo, 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 Usurabo. Si trasforma in un razzo missile con circuiti di mille valvole fra le stelle. Trinta e va, grazie. Mangia libri di matematica, insalata di cibernetica e ripete, sono un cateto. E mentre parlo, tu non mi ascolti, i casi sono due. O non mi ami più o sei morta, propenderei per la seconda ipotesi, perché emani un fetore nauseabondo, e allora penso che tu voglia una degna, degna sepoltura, perché la morte è arrivata e si è ghermita una tomba, linda e duratura. Serverà dall'umidità. Urna, urna, mettimi nell'urna, urna, yeah, everybody, clap your hands, everybody. Urna, urna, mettimi nell'urna, urna, 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 urna.
Grazie al gentile pubblico che vedo sulla mia, davanti a me e sulla mia destra. Non si sente più niente, incredibile. Ma si sente dire qualcosa? Si sta sentendo adesso? No, non si. Grazie. Il primo pezzo di musica greca partiva, era un pezzo praticamente sulle urne e sulla morte, un pezzo tragico. Il secondo pezzo invece si apre con un interrogativo. A che cosa servono le sostanze secrete dal corpo dell'uomo? Grazie, non è ancora cominciata comunque. Cioè per i meno colti, diciamo. Perché l'uomo ha del nero sotto le unghie se si lava poco? Oppure perché c'è il marroncino fra le dita dei piedi quando uno sta tutto il giorno con le stesse calze, diciamo, per più giorni con le stesse calze? Perché c'è del giallo nelle orecchie? Perché c'è del verde nella gola quando uno soffre e quando sputa vede nel gasparo delle cose verdi? Perché tutti questi colori della natura? Perché? 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 Ce lo siamo chiesti anche noi. E abbiamo trovato questa risposta, il rararorri. No, scusate, non è questa la risposta. Evidentemente, siccome tutto quello che c'è sulla Terra ha un suo, diciamo, scopo, anche queste cose che a prima vista fanno un po', diciamo, schifo, e poi anche quando uno guarda bene bene fanno sempre schifo, servono a qualche cosa. E allora perché non rinchiuderle in alcuni simbolici silos perché esse possano tornare utili all'uomo del 24esimo secolo o del 25esimo secolo, quando si scoprirà a che cosa sono, a che cavolo servono tutte queste cose? Abbiamo perciò scritto la canzone al titolo Silos, che tratta di questo argomento. Pronto, prova. Si sente? Non si sente. Si sente? Tutti e due. Uomo del mixer, dammi la voce. Si sente? Grazie. Allora, il prossimo pezzo ha come titolo Silos. Sappiamo che il nostro organismo secerne svariate sostanze, ma il loro utilizzo ancora ci è ignoto per la nostra scarsa nozione del cosmo, per la nostra scarsa nozione del corpo, a causa del fatto che misconosciamo le varie funzioni cui esso è preposto e perché. Diciamo che la cacca fa schifo, ma ciò non è un dato oggettivo. Siamo condizionati in questo giudizio dall'uomo che vive nel mondo rotondo, che gira, che gira, che gira, che gira, che mai si fermerà. Sono tante le cose segrete dal nostro organismo segrete. Ci sono i capperi, il muco, il bianco della lingua, catarro, sudore, lo sporco in mezzo alle dita dei piedi, il tartaro, il pus, le cacche delle ciglia, la formaggia, il cerume, il metro, la pipì e la fufu. E allora cantiamo in coro, su via, cantiamo in coro. Voglio un chilo, chilo, voglio un chilo, che ricordi tutti del mio corpo. Voglio un chilo.
per l'umanità. Voglio un silo, silo, voglio un silo che ricordi i frutti del mio corpo. Voglio un silo, silo, voglio un silo, silo, voglio per l'umanità. Sostanze! I dati di cui disponiamo ci dicono che nel futuro le fonti di cibo più scarse saranno per l'uomo che vive nel mondo rotondo, che gira, che gira, che gira, che gira, che mai si fermerà. E allora ricorso farà. A ciò che gli secernerà. E un silos di amor riempirà. Con tanti capperi, il muco, il bianco della lingua, catarro, sudore, lo sporco in mezzo alle dita dei piedi. Il tartaro, il pus, le cacche delle figlie, la formaggia, il cerume, il mestro, la pipì e la popù. E allora cantiamo in coro, un coro popolare. Voglio un silo per ripormi i frutti del mio corpo. Voglio un silo, silo, voglio un silo, silo, voglio per l'umanità. Voglio un silo, silo, voglio un silo per ripormi i frutti del mio corpo. Voglio un silo, silo, voglio un silo, silo, voglio per l'umanità. Vi prego, datemi un silo, ve ne scongiuro, datemi un silo. E la tristezza e la disperazione lasciano spazio ancora una volta al country della secrezione. Oggi giorno non sono più segrete, le sostanze dal corpo segrete. Oggi giorno non sono più segrete, le sostanze dal corpo segrete. Oggi giorno non sono più segrete. Grazie. Pronto? Io sento sempre di meno. Uomo del mixer, ti prego, alza un po' nelle spie. Sto diventando sordo. Ah. Un mino del mixer, ti prego, alzami la voce. Grazie. La prossima pezzo, che è uno degli ultimi, siamo già ormai al 13% del nostro concerto, ha come titolo John Holmes, una vita per il cinema, John Holmes, una vita per la moto. E parla della storia del più grande attore di film porno della terra, diciamo, del mondo cinematografico degli USA. Egli non ha delle grandissime doti come attore, anzi è un brocco, è un povero pirla, ma delle grandissime doti fisiche che gli permettono di fare tutti i film porno che egli vuole fare. Ebbene, questo pezzo parla della vita di John Holmes fuori dal set, e cioè sul lot. Vai con la musica. Quando ero piccolo tutti mi scherzavano per le dimensioni del mio pene. E io non stavo bene, soffrivo le pene per colpa del pene, ma più il problema non si pone. Sì, perché il pene mi dà il pane, sono diventato un grande attore, e benché schiavo dell'amore mi sono comprato una moto. E ora sono schiavo della moto, non faccio più moto, infatti vado solo in moto, ma ora sono diventato un mito, ho rilanciato il film muto.
perché sono muto. E se vedrete il filmato sicuramente converrete con noi che questa è verità. Il pellace. Io non su una vita per il cinema, io non su una vita per la moto, io non su una vita per il cinema, io non su una vita per la moto. 30 centimetri di dimensione artistica, giudicio la critica e concorde nel ritenermi giudicio, perché non hanno capito. Non parlo perché sono rapito, e poi in faccia non sono mai inquadrato, però da subito sono venerato, e ora sono diventato un mito. Ho rilasciato il film muto, perché sono muto, e se fossi stato cieco, avrei lanciato il film cieco, e se fossi stato... Avrei lanciato il film. Dico che faccio film penosi perché lavoro col pene, e insomma il pene mi dà il pane, il pene mi dà sì la moto, ma la moto non dà bene perché funziona bene. Sì, la moto non dà bene perché funziona bene. Io non su una vita per il cinema, io non su una vita per la moto, io non su una vita per il cinema, io non su una vita per il giazzazzosi. Io non... È finita. Non è colpa mia. Omino del mixer, poi questo spento proprio. Forse non è italiano. Man of the mixer, put on the voice of the leader. Thank you very much. Si sente fuori? Everybody, couple hands. Gaga Goog. Robadabas Bilubulubablu. Reminables Kiyobubal. You're wonderful, very good. Ah, così si sente? Così si sente? Sì, grazie. Il prossimo pezzo, che è anche l'ultimo pezzo di musica greca per questa sera, poi andremo avanti con un pezzo di musica afro-indo-asio-meridional sociopolitica, parla del praticamente dei risvolti psicologici nei rapporti fra giovani uomini e giovani donne, e ha come titolo risvolti psicologici nei rapporti fra giovani uomini e giovani donne. E nella pratica, per fare una roba terra terra, per dirla terra terra, è un campionario delle frasi standard che le giovani donne dicono ai giovani uomini quando li piantano, quando si sono rotte le balle praticamente. Ebbene, bisogna dire quest'ultima cosa prima di cantare, prima di passare all'esecuzione, che nell'ambito di questo pezzo, che ha come titolo, come vi ho detto, risvolti psicologici nei rapporti fra giovani uomini e giovani donne, sì, io farò la parte della giovane donna, mentre il tastierista Rocco Tanica eseguirà la parte del giovane uomo. Testa eccitato. Eravamo fidanzati, poi tu mi hai lasciato, senza addurre motivazioni plausibili. No, non è vero, tu non capisci l'universo femminile, la mia spiccata sensibilità si contrappone al tuo gretto materialismo maschilista. Ma si sente? Si sente, sì.
però ti dico, cara ti amo, mi sento confusa, cara ti amo, devo stare un po' da sola, cara ti amo, esco da una storia di 3 anni con un tipo, cara ti amo, mi voglio sentire legata, cara ti amo, rimani in casa, voglio essere libera, allora esci con chi ti pare, non ti interessi mai di quello che faccio, vorrei palparti le tette, porco, non ti toccherei mai neanche con un fiore, finocchio, mi drogo, poi bestemmio e picchio i bambini, ti amo, mi faccio il culo per 14 ore di seguito in fabbrica e lavoro per mantenerti, ti lascio per un tossicomane che bestemmia e picchia i bambini, mi metto il goldone, mi metto il goldone, come dissi già prima, mi metto il goldone, ho un desiderio di maternità, ho un desiderio di paternità, mettiti il goldone, cara ti amo, mi sento confusa, cara ti amo, devo stare un po' da sola, cara ti amo, sono ancora in treno con tipo, cara ti amo, mi voglio sentire legata, cara ti amo, rimango in casa, mi opprimi, esco con gli amici, questa casa non è un albergo. E ti passo un cubetto di ghiaccio intinto nel Cointreau sulla pancia e poi ti scopo bendata. Non sono una troia. Allora in posizione canonica io sopra tu sotto. Che palle. Che bella giornata di sole. Non dici mai niente di interessante. Cogito ergo sum. Guarda che bel sole. Che bella camicia. Non buttare via i tuoi soldi. Risparmio su tutto, specialmente sui vestiti. Mi mandi in giro vestita come una barbona. Cara ti amo, mi sento confusa. Cara ti amo, devo stare un po' da sola. Cara ti amo, con un tipo. Cara ti amo, mi voglio sentire legata. Cara ti amo. E adesso uniamo i nostri corpi nell'estasi suprema dell'idillio d'amore. No, perché quando avevo 13 anni mio cugino me l'ha fatto vedere e da allora sono traumatizzata, però possiamo stare abbracciati tutta la notte senza fare niente, sarà bellissimo lo stesso. Te lo tronco nel buco del culo? Va bene. Usciresti con me domani sera? Sono un po' stanca e forse ho già un impegno. Vabbè, poco male, così vedo i miei amici. Sono libera. Mettiamola sul sesso. Ho bisogno d'affetto. Mettiamola sull'affetto. Chiaviamo. Io sono come sono. Cerca di cambiare. Sono cambiato. Non sei più lo stesso. Tu mi appartieni. L'utero è mio. Eccoti i soldi per la pelliccia. Eccoti l'utero. Evviva l'amore. Arrivederci, fra poco ce ne andremo via di qua, ma si assicuri che la nostra ilarità per lungo tempo vi accompagnerà. Ridere, ridere, ma che gran vivere, la gioia di noi giovani si sa. È saltare, rasare, dormire, forzare, irrompere in un bagno a Cagliari. Ehi Elio, lo sai qual è il colmo per un grave? Ma? Avere una bella scolaccia! Caspita, che umorismo sottile che non si capisce. Alle tastiere, alla batteria, avevamo Rocco Tanica, al basso Faso, alla chitarra Cesareo, presentatore Grussu. Ma che gran sagome, che bei tipini, sono grandi massacchioni pure essi. Ebbene, caro pubblico del Parco Nord, purtroppo termina questa parentesi allegra, volgare e triste allo stesso tempo, un po' greca. 5 giovani sono venuti dalla lontana Milano, è una gran Milano, e sono venuti qui in questa magnifica tenda di questo magnifico parco, per questo magnifico pubblico, nell'ambito di questo magnifico festival, per fare, diciamolo pure, i pirla per una mezz'oretta. Grazie, mi state facendo commuovere veramente, perché io, guardate, potete dire tutto su questo gruppo, ma noi mettiamo l'anima nelle cose che facciamo. Mi viene da piangere quasi a pensare a quando ero piccolo,
e incominciavo a fare le prime note sulla mia piccola trombetta di acciaio cromato con 47 tasti. Ebbene, bella o brutta che sia stata questa mezz'oretta passata qui assieme sotto questa magnifica tenda, io posso dirvi questo, che questa mezz'ora non è altro che una mezz'ora in meno che ci separa dall'inevitabile morte che giungerà per tutti noi, belli, brutti, giovani e vecchi. Moriremo tutti, chi fra 50 anni, chi fra 10 anni, chi fra 60 anni, i più giovani, chi, quello con più sfiga, fra 5 minuti esce e lo mette sotto una macchina. Bisogna essere consci di questo fatto, ragazzi. Immaturi, siete degli immaturi, perché bisogna essere consci del fatto che l'uomo muore. Un bel giorno muore. E io posso dirvi questo, queste tristi cose mi vengono in mente quando vedo sui volti di tutti voi che in questo poco tempo sono cresciuti dei piccolissimi peli, delle piccolissime rughe sulle facce di tutti voi. E anzi, io posso dirvi questo, che noto più questo fatto sui volti delle donne che non su quelli degli uomini, perché è un luogo comune dire che una donna quando ha 40 anni è ormai vecchia e un uomo quando ha 40 anni invece è nel fiore degli anni. È un luogo comune, ma è vero. È triste, ma è vero. Come anche un altro luogo comune dire che una donna quando va con molti uomini è una puttana e un uomo invece quando va con molti uomini è un culatone. È un luogo comune, ma è vero. È triste, ma è vero. Ebbene, io tutte queste tristezze le scaccio con l'unica considerazione che fra una settimana è ancora sabato. Totototon. È ancora sabato! È ancora sabato e poi domenica, i giorni in settimana sono 7, noi siamo 4, non sono 7, e 4 più 7 fa 11, 11, 11. Ero Ennio, le storie tese! Storie tese, bravi e bravissimi. So, Susi, regalo un microfono tutto per te. Dunque, Elio e Storie tese hanno fatto una sorta di riscaldamento acustico, dico bene, con questa pornografia psicomusicale. Ma tra poco comincerà il lato sportivo della loro esibizione. Inizieranno una canzone, poi saranno loro i portatori sani del titolo e dei contenuti. Io so soltanto che si intitola Ti amo. Dico bene, Elio? Sì? Dici bene, ma è il testo oppure il titolo? Dici bene, caro amico. Puoi chiamarlo anche Patatone. Dici bene, caro amico. Patatone. Dici bene, caro amico. Ma perché vuoi stimolarlo di Patatone, voglio dire? Oh. Stavo dicendo, ti amo, è il titolo, il testo o entrambe le cose? Direi che è l'unica cosa. È l'unica cosa, va bene. Insomma, comunque ci appiglieremo a quest'unica cosa. Hai mal di gola anche ecco, tu? Comunque vorrei farvi notare, esatto, vorrei farvi notare che non si sa perché, insomma, oltre a morire, ci sono anche degli altri problemi. Nel fare queste dirette così lunghe, questi sforzi vocali così lunghi, non so come mai, ma ai maschietti presenti va via la voce. Ecco, allora mortale. Io vorrei fare a voi, per incoraggiare, un bel applauso alla laringe del patatone, che vabbè. Non c'è più! Ma non è che non ci sia più, esatto! Ho dovuto urlare come Elio! È completamente arrossata e sembra che gli vada via la voce! Sì, vabbè, ma adesso... Così almeno non parla più! Facendo massaggi scrotali ce l'ho ancora! Esatto, sembra che però anche quella di Elio, che si appresta in questo momento a iniziare... la maratona della canzone più lunga del mondo, sì. Anche a Elio è andata un po' via la voce.
Allora, non so, bando alle chiacchiere, tu meglio... Tu ne approfitti per parlare, esatto. Visto che noi abbiamo mal di gola. Visto che io respiro bene, sì, a me la voce non va via, per fortuna. Sì, ecco, potrei parlare io. Sì, allora vuoi intervistare sì. Elio sul record che stanno preparandosi a istituzionalizzare. Ecco, benissimo. Vogliamo pronto? Parlare del record che stai preparando, che ti stai preparando a istituzionalizzare? Istituzionalizzare. Ti vorrei dire che questo pezzo ha come titolo Ti amo, è un pezzo che dura 2 o 4 o 8 o 12 ore, come uno vuole. E questa sera durerà 2 ore. Qualche altra volta se si può fare anche 4 ore. Sì, penso 2 ore. Due ore. Sembra... Ma Susi, ma cosa pretendi? Potrebbe fare qualcosa di più, non so. No. Vabbè. Potremmo fare 2 ore e un minuto. Adesso non mettiamo limiti allora, alla capacità vocale di Elio, le storie tese. Dunque, raccontaci qualcosa di questa canzone, i contenuti, parla qui magari. Come va la voce, la gola? Si sente? Sì, si sente. Ah, prova. Sì. Sì. Niente, questa canzone ha come titolo Ti amo, in pratica parla del sentimento che lega tutti gli uomini in questo albero universale, no? È come un albero, questa vita, è come un albero con tanti rami e con dei frutti che poi cadono. Quando cadono c'è qualcuno che se li mangia. E chi è che se li mangia? Il soldo è fortunato. No, non è il soldo è fortunato. E questo pezzo in pratica parla dell'uomo o dell'essere che mangia questi frutti. Del ciclo biologico, siamo. Capisco. Vabbè. Non è proprio il ciclo biologico, comunque ci sei quasi arrivato. Benissimo. È il ciclo rarorologico. Capisco. Ecco, non vorrei essere esegetico, ma non ho capito. Sì. Dunque, io vorrei spiegare una cosa tecnicamente. Ora sentiremo un assaggio di questa Ti amo da parte di Elio del Storie Tese, poi loro continueranno, ma continueranno, posso definirlo così, senza amplificazione, continueranno in cuffia, continueranno per i notai che sono qui alle loro spalle per certificare questo record e noi continueremo con la nostra diretta iperbolica. Il notaio Mamma Memmi, vedo dietro, poi c'è il Fefifi e il... Sì, ma questi sono i tuoi notabili, li hai presentati i tuoi amici? Sì, prima presentato ancora alla chitarra Do di Battaglia, al basso Red Cassian, al pianoforte Robby Facchinetti. Vabbè, a parte i Pù. Va bene. A parte i Pù, io direi di andare avanti. Bello questo effetto di folla, vabbè. Sì. Vogliamo allora iniziare? Vogliamo iniziare ufficialmente al mio orologio, ma il mio orologio fa schifo. Sono 8 minuti all'una di notte. Che ore sono, scusate? Facciamo una... 8 minuti all'una di notte. Il mio orologio funziona. È un po' complicato, è un modo un po' complicato per dirlo. Sì, sono le 0:53. È l'una meno 8. Vabbè, d'accordo. D'accordo. Allora ufficialmente all'una meno 7 comincerà Elio delle Storie Tese con la canzone Ti amo. Record nel record. Pronti? Pronti? 1, 2, 3, 4. Adesso c'è un'introduzione di un quarto d'ora, poi io canto, tra un quarto d'ora qui. Quanti su questa terra è un sentimento che ci lega nell'amore universale, perciò si dice
ti amo, sì ti amo sopra il ramo, ti amo sulla frasca, ti amo nella vasca, ti amo sotto al ramo, ti amo di fianco al ramo, basta che ci sia un ramo, e io dirò che ti amo, sì tu sei il mio amore, e allora dirò, quando sarò sazio dirò ah, 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 e al crescere del mio amore dirò e se mi arrabbierò ti dirò oh, 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 oh. Ma l'amore non è bello se non è litigarello, e perciò ti dico ti amo, ti amo, sì ti amo sopra il ramo, ti amo sotto al ramo, ti amo dove c'è l'ombra, ti amo sotto al sole, ti amo in mezzo al sale, ti amo dentro al mare, sì perché tu sei il mio amore e sei meglio del dottore, perciò io dico a e i o le vocali dell'amore, senza parlare delle consonanti che sono b c d f g h l m n p q r s t p z, e tutte insieme vocali consonanti dicono ti amo, ti amo, sì ti amo sopra il ramo, ti amo sotto il ramo, sì sì tu sei il mio amore, sì sì io non mi sbaglio, tu sei il mio amore, perciò io perennemente striderò ti amo, sì sì tu sei il mio amore, shubiduap 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 na 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 shalalala shubiduap shubiduap shubiduba shubiduba shakataka shakataka gribadobama. E allora queste volte mi sento bene quando ti vedo, e allora penso che veramente tu devi essere la mia fidanzata, perché io naturalmente dico ti amo, ti amo, sì ti amo, ti amo, sì ti amo, ti amo, sì ti amo, sei meglio del dottore, sì sì tu sei il mio amore, sei meglio di un artista, sei meglio di un corridore, perciò ti dico ti amo, I love you, je t'aime. And this is the song of love. And everybody says, everybody, ti amo, ti amo, sì ti amo sopra il ramo, ti amo sotto il ramo, ti amo sotto il ramo. Come sempre lì sono Elio e le Storie Tese, che stanno facendo la canzone Ti Amo più lunga del mondo. Vogliamo ridare fiato, ridare luce, ridare audio a Elio e le Storie Tese, per vedere che punto sono. Elio. La bambella, e la bambella è l'ingrediente principale dell'amore, che si basa sulle vocali, le vocali dell'amore, che io vi invito a cantare in un coro unanime insieme a me. Nella canzone dell'amore io dico A, il coro A, io dico E, E, bravissimi, dico I, I, io dico O, in coro, O, io dico U, U, A, E, I, O, U, sono le vocali dell'amore, che tutti insieme canteremo in questo coro dell'amore, A, E, I, O, U, cantate con me, na, 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 na. Na 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 na.
na na, ma ci ho fatto un altro. Ti amo sopra il ramo, ti amo sotto il ramo, basta che ci sia un ramo, e ti toglierò la R e dirò ti amo, tu sei il mio amore. E l'altra notte ho fatto un sogno, ho sognato che c'era un signore nel mezzo della strada che mi veniva dietro, e mentre guardavo davanti con le dita mi sfiorava il sedere. Evidentemente era un Checky Neris. E all'improvviso gli è cascata la cassa d'identità, ed io ho letto con la coda dell'occhio che si trattava del signor Sciascia Sciosci. E allora ho capito tutto, era un celebre tastierista che si dilettava a tastare il sedere ai passanti. Era il suo divertimento preferito. Ma all'improvviso mi sono accorto che sul mattone di una casa costruita nella piazza principale della città in cui abito, che si chiama Giacesso, c'era scritto su questo mattone Rufus Prabret, che in svedese, come sono andato a controllare, significa ti amo, ed evidentemente era stata scritta da un innamorato che voleva comunicare alla sua fidanzata, in un'epoca di censura, il suo amore per lei. E allora gliel'aveva scritto sul mattone della casa in cui ella abitava e sotto cui ella passava giorno dopo giorno, perché passando ella potesse leggere continuamente la prova concreta dell'amore che Sciascia ci provava per lei. E cantava ti amo, sì ti amo, tu sei il mio amore, sei meglio del dottore, anzi tu sei il mio dottore, tu curi le mie pene, tu curi il mio bene, più precisamente hai un'abilità incredibile nel lenirmi le pene. Vado! Non state vedendo un remake di nulla, siete in diretta su Rete 7, state assistendo a quello che è il tentativo di record mondiale di durata in diretta. Ah, beh, c'è un record che appartiene agli americani, come forse anche voi sapete, di 24 ore e 15 minuti, noi cerchiamo di batterlo. In più, oltre a Canepari il cameraman, oltre a Andrea Bevilacqua il regista e a Davide Parenti che sta in redazione, c'è un gruppo di folli, di devianti dell'area musicale, vedo che sono un po' in crisi. Come va Elio? Come va? Pronto? Ecco, sono nel tunnel del silenzio, ma in realtà loro stanno cantando. Elio e Soglie Tese che stanno conducendo il loro tentativo di record per la canzone Ti amo più lunga. Rieccoli. Grazie intanto ai portatori sani di videogame. Dimentichiamo che sei anche molto ricca, tu sei molto bella, ma sei anche molto ricca. Io ti amo per la bellezza, io ti amo per il sentimento, ma ti amo anche per i soldi. Tu sei molto bella e mi succhi dei sentimenti.
di amore e di dolore. Ma sei urlo! Ti amo, ti amo, ti amo. E il mio ruggito è quello di un leone innamorato che soffre per la sua innamorata. Tu sei meglio del dottore. Mi manca un dottore, una dottoressa che mi dica io ti amo, ti amo, io ti amo, ti amo, sì, ti amo, sì, 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 amo, ti 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 amo, sei meglio dell'amo, usato dal pescatore, sei meglio del dottore, io ti dico che ti amo, ma questo non vuol dire considera la stregua dell'amo che viene usato da al pescatore, perché amo è un sostantivo, invece io ti amo è un verbo coniugato che significa tutto nella mia vita, è l'amore che domina in mente si metti, il meme meme lessi, il meme meme lessi, il meme meme lessi, bene. E qualche mese fa ho sognato di fare una gita in montagna. Stavo camminando per un sentiero quando all'improvviso mi è venuta voglia di andare al mare a farmi un bel bagno. E allora all'improvviso ho preso una paletta con un secchiello e come i bambini sulla spiaggia mi sono messo a scavare una buca per arrivare all'acqua del mare e easy tuffarmici per godere delle gioie della vacanza balneare. Ma dopo qualche tempo sono arrivato ad un corso d'acqua, ho assaggiato l'acqua, era dell'acqua dolce, così ho capito che non si trattava del mare, ma di una falda acquifera, di cui sono molto ricche le montagne delle Alpi. All'improvviso ho trovato un sasso dalla foggia molto strana, veniva da Foggia, aveva inciso sulla sua superficie delle iniziali, esse erano A, E, I, O, U, e non capivo di che cosa si trattasse. Poi all'improvviso il sasso Soci che era insieme a me mi ha spiegato che A, E, I, O, U non sono altro che le cinque vocali, le vocali dell'amore, e che stanno a significare ti amo, ti amo, sì, ti amo, ti amo, sì, ti amo, ti amo, sì, ti amo, tu sei il mio amore, sei meglio del dottore. Io ti amo sulla faccia, ti amo sulla faccia, ti amo sulla bocca, ti amo sopra l'unghia, ti amo dentro l'unghia, ti amo sopra un dito, ti amo sopra un filo, e se ci fosse un letto sarebbe molto meglio, sarebbe l'amore perfetto, l'amore per l'uomo e la donna, per cui siamo stati creati. Un altro giorno, qualche mese fa, mi trovavo in un cantiere a lavorare insieme al meme Lezzi, quando all'improvviso l'elmetto che portavo in testa si è animato ed è stato mosso da uno spirito animato. In pratica ha volato fino ad un pilone e non mi spiegavo questo fenomeno. Quando poco più tardi mi sono reso conto che l'elmetto che avevo in testa altri non era che un camaleonte che con la sua incredibile abilità di camuffarsi si era camuffato da elmetto e non era altro che l'istinto di sopravvivenza, l'istinto di sopravvivenza, l'istinto di sopravvivenza che l'aveva spinto a volare sopra il pilone. Quando visto si riconosciuto aveva capito che io l'avrei probabilmente ucciso a scopo di lucro, a scopo di mangiarmelo perché avevo fame, non avevo tirato la coda al cane perciò l'ho affamato, avevo molta fame
e mi aggiravo con l'aria di un lupo famelico e affamato per questo cantiere. Quando all'improvviso sono salito su una scala e mi sono accorto che dietro a me c'eri tu, c'eri tu, tu eri dietro a me e mi dicevi mu, e mi dicevi mu. T'eri trasformata in una mucca, ma tu non eri che la mucca dell'amore, la mucca dell'amore che mi dicevi mu. E nel linguaggio della mucca vuol dire ti amo, ti eri innamorata di me, eri incredibilmente bella, fornivi molto latte e mangiavi poca erba, eri perfetta. Nella tua mucchità avevi due bellissime corna, io ti amavo e non sapevo che cosa mi era successo, ma probabilmente nessuno di noi lo sa, quando si innamora di una donna, pensate quando si innamora di una mucca, che cosa può succedere? Ma non mi fregava niente, io dicevo ti amo, chissà cosa ne è della Susi, ma io dico ti amo, chissà cosa ne è della Susi, quesito con la Susi, quesito con la Susi, presso il presimo quesito con la Susi, quesito con la Susi, e io ti amo, dici tu sei il mio amore, Danica! Mi trovo in mezzo al mare, mi ero perso, stavo andando sul mio windsurf da 15 miliardi, quando all'improvviso il windsurf si è trasformato in un sommergibile, con la vela, e la vela veniva mossa dall'acqua, era una vela affatata, e io andavo veloce come il fulmine, come un siluro, quando all'improvviso mi sono accorto che ero veramente un siluro e stavo viaggiando verso una petroliera all'improvviso. Quando ho capito questo ho dato una sterzata alla mia direzione e sono finito magicamente in una baia corallina in Polinesia, abitata dalle mante e dai polinesiani che si sono messi a cantare insieme a me. Io ti amo, io ti amo, tu sei il mio amore, sono del dottore, e io ti amo e ti amerò sempre per tutta la mia vita. 1, 2, 3, 4, ti amo, ti amo, ti amo, ti amo, ti amo, ti amo, ti amo sulla barca, ti amo nella barca, ti amo sul dottore, sei meglio del dottore, tu sei il mio amore, ti amo, sei meglio di un amo, sei meglio di una pioggina, e di un cucchiaino, e di una pastura, e della salmonella, e della merda, perché ti amo, sì ti amo, io ti amo, andiamo avanti lentamente, ti amo, oh, ti amo, ti amo. Mi sembra evidente l'invito
Ciliegio del Storio Tese, la richiesta implicita di farlo rientrare nell'ombra della non amplificazione. Ah, il pubblico non perdona. E tutto il mondo si ama, siamo circondati dall'amore universale che ci unisce nel suo abbraccio fraterno. Siamo tutti fratelli, siamo tutti figli di un'unica mamma, l'unica mamma, quest'unica mamma non è altri che l'FC internazionale. Bene, allora io le storie tese ritornano nel buio della loro non amplificazione. Oggi le storie tese, siamo addirittura d'arrivo, vogliamo illuminarli e amplificarli. Elio e le storie tese. Benvenuti, è la canzone della. Stanno suonando questa canzone, mi risulta. Perché l'amore. Da 2 ore e 10 minuti circa. Per andare a dormire, la canzone dell'amore, grazie a questo fetido pubblico, è potuta proseguire per più di 2 ore. Nel segno del mio amore. Ma attenzione, c'è un colpo di scena, perché non è vero quello che ho detto fino adesso. In realtà il mio sentimento è molto contraddittorio, perché 1, 2, 3 io ti odio. È finito il record di Elio Storie Tese. Al mio orologio è 2 ore e 10 minuti abbondanti, 12 minuti. Volete venire qua sul palcoscenico? Elio le storie tese. Venite qua, venite qua. Elio le storie tese, ah. Qua su, qua su. Venite qua, venite qua. Fatevi inquadrare dalle telecamere. Vogliono un bis. Il bis. Pubblico vuole un bis. Speriamo non lo chiedano, sì, anche a noi. Sì. Bene. Io vorrei però che il pubblico si facesse un applauso, sì, per se stesso. Grazie per essere rimasti fino a tarda sera. È doveroso, dalla, sì, nostra chiesa. Questo dimostra, che ci sarebbe un pubblico anche per una trasmissione di notte, fonda notte. Sì. Certo. Quando non si dà fastidio a nessuno, insomma. Certo, sì. Bene, allora. Bene, il bis, visto che 2 ore e 10 minuti non sono bastati, il bis! Grazie. Eseguiremo. Ma silenzio? Voce. Non c'è scritto. Voce. Si sente, si sente. Eseguiremo, grazie, gentile pubblico. Eseguiremo come bis un pezzo che ci è molto caro, è dell'ultima generazione. È un pezzo che parla degli uomini, delle donne e degli animali e di questo mondo, e dal titolo Ti amo, grazie. 1, 2, 3, 4. Devi chiedere anche tu qua, Massimo. Ah sì. 1, 2, 3, 4. Ti amo. Grazie, finita. Vabbè, da un Guinness all'altro. Siete stati molto gentili con noi, forse troppo gentili, dovreste essere meno gentili con noi. Ma ringrazio. Grazie e buonanotte. Sì. Buonanotte anche alle storie tese, che hanno fatto la canzone più corta e quella più lunga contemporaneamente. Bravi, bravissimi. Ah, vabbè. A questo punto, signore e signori, sono passate le 3, noi abbiamo fatto ore e ore di diretta parlata, ora faremo qualche ora di diretta onirica